voi sapete che io, oltre a ricoprire indegnamente la carica di segretario provinciale e regionale del Partito Socialista, ho fondato nel marzo del 2010 questo circolo Tempo Moderno, che ha svolto un'intensa attività politica di opposizione nei 5 anni della giunta di centrodestra a Brescia, quindi tra il 2008 e il 2013. Poi, quando abbiamo rivinto le elezioni, l'abbiamo messo un pochino in frigorifero. Adesso, anche se con delle finalità parzialmente diverse, perché allora abbiamo fatto un grande lavoro di denuncia delle porcherie che faceva la Lega nel nostro territorio, adesso con delle finalità parzialmente diverse, nel senso che in comune non c'è più la Lega, ma altrove sì, e quindi ci saranno delle cose da dire, vorremmo comunque rivitalizzarlo anche per delle attività di cultura politica e di studio, di elaborazione, di proposta, dal momento che uno dei problemi più seri dell'attuale stagione politica è che tutti sono molto interessati ai destini personali dei vari leader, ma sembra che i partiti siano poco interessati a formulare delle proposte politiche sul futuro della società. E a noi, nel nostro piccolo, nel nostro modesto livello, piacerebbe provare invece a cominciare a macinare delle idee. Delle idee stasera le maciniamo prendendo lo spunto della presentazione del libro di Mauro Del Bue, storico deputato socialista, attuale direttore dell'Avanti, nonché membro della segreteria nazionale del partito, eccetera. Viene per parlare del contenuto del suo libro, poi vi spiegherà come nasce. Ma siccome noi vorremmo declinarlo in un ambito di attualità e anche di progettualità, quello che gli spunti che vengono dal tuo libro, abbiamo preso un inveterato comunista come il professor Regasto, in realtà non più così inveterato comunista, anzi coltiva una certa simpatia. No, per comunista pentito. Certo. Comunista pentito. Sì. Beh, dopo parliamo sul pentitismo. È stato un indigestione di sinistra. Il pentitismo è stato un fenomeno. Diciamo che è stata l'indigestione di bambini che gli certo. Perché allora, noi li abbiamo mangiati tutti. Ma ne devono essere rimasti perché adesso votano Salvini. Allora, vedi che avevamo ragione. Dovevamo mangiarli di più. Allora, e quindi a questo punto io direi che Mauro brevissimamente ci racconta come gli è venuta l'idea di scrivere il libro e che cosa ci ha messo dentro. Dopodiché invece Saverio gli darà il tormento. Va bene, gli faccio ridere però. In effetti l'idea è questa: mi trovo a Mantova e come tutte le città, certo, da Firenze in su, frequentata quella riunione anche da Lorenzo Cinque Palmi, che mancare. Di fronte a un giornalista che mi chiede: Renzi ha pubblicato, ed era in quei giorni che avveniva, il libro che si chiama Avanti. Lei che ne dice come direttore dell'Avanti? E mi è venuta a battuta, dico: io scriverò l'Unità. Però non è l'Unità la storia del quotidiano comunista, ma è l'Unità, che ci ho pensato dopo come farla, no? E cioè la storia in realtà è l'Unità con i tre puntini di sospensione, non è il titolo l'Unità, è l'Unità con i tre puntini di sospensione, cioè in realtà il contrario dell'Unità, l'Unità come auspicio, come obiettivo non raggiunto, e quindi storia delle divisioni, delle scissioni, delle espulsioni e delle sconfitte della sinistra italiana. Ci voleva un libro di migliaia di pagine, quindi il problema vero era come condensarlo in 300 pagine, neanche quello è il numero di pagine del libro, e come condensare in quelle pagine avvenimenti che hanno segnato la storia di 125 anni, 130 anni di vita del primo partito della sinistra italiana, che nacque il giorno di Ferragosto del 1892 a Genova, perché chi poteva andare a Genova poteva utilizzare di quel giorno di ferie, e a Genova perché era il quattrocentenario della scoperta dell'America e i treni avevano proposto delle riduzioni ferroviarie.
nacque il primo partito che si chiamava Partito dei Lavoratori e nacque da una scissione. La scissione è stata la condanna della storia della sinistra italiana. Pensate che il primo atto del primo partito che nacque il 15 di agosto del 1892 fu una separazione clamorosa tra socialisti e anarchici. Addirittura i socialisti se ne andarono dalla Sala Sibori di Genova e andarono prima alla salita Pollaioli, dove sono stato, c'è un ristorante che non si mangia più, e poi alla Sala dei Carabinieri per fondare il loro partito. Mentre gli anarchici rimasero alla Sala Sibori, nacquero due partiti che si chiamavano allo stesso modo, Partito dei Lavoratori. Quello anarchico durò poco tempo, in realtà dentro quell'anarchico gli anarchici erano talmente fantasiosi e così poco organizzati che non potevano mantenere un partito. C'era uno di loro che era completamente matto, infatti finì in manicomio, morì in manicomio, Cafiero, Carlo Cafiero. In realtà prima era marxista, fu il primo a introdurre i libri di Marx in Italia, Compendio del Capitale tradotto in italiano e suo, che risale agli anni 70, dell'Ottocento. Poi diventò anarchico, si innamorò di Bakunin e spese per Bakunin, a cui diede una bellissima villa sul lago di Lugano, e per le sommosse anarchiche, delle quali ricordiamo soprattutto le due più clamorose, quella di Bologna, a cui partecipò anche il papà di Benito Mussolini, il famoso fabbro di cui si parlava durante il regime, e quella del Matese, che era un promontorio, diciamo, a metà tra la Campania, la Basilicata e la Puglia. Queste due sommosse anarchiche finanziate da Carlo che alla fine spese, dicono, lo dice il filosofo Antonio Labriola in un appunto che io riprendo nel libro, più di 1.000.000 lire, pensate 1890, 1880, perché queste sommosse sono degli anni 70. Gli anarchici in Italia sono quelli che si muovono prima dei socialisti negli anni 70. L'Internazionale Socialista in Italia è governata dagli anarchici, che poi fanno una loro internazionale distinta da quella socialista. Comunque spese più di 1.000.000, era proprio, suo padre era proprietario terriero, lui veniva dalla campagna, per Bakunin e le rivoluzioni anarchiche in Italia. Questi anarchici, appunto, riprendo il tema di prima, così fantasiosi, così temerari, così pieni di iniziative, tutte andate in modo disastroso, non hanno la possibilità di portare avanti un partito organizzato. E dentro questo partito, infatti, i primi che si muovono, non ho intenzione di ripercorrere tutto il libro in questo modo, fermandomi per mezz'ora a 1892, state tranquilli, adesso vengo subito alle conclusioni, erano gli operaisti, cioè quelli che pensavano di fare un partito solo di operai. Per essere membri del Partito dei Lavoratori di stampo operaista anarchico bisognava essere operaio. Chi non era operaio non poteva farne parte. Quindi ad esempio non potevano fare parte Cinque Palmi, che era avvocato, ma uno dei due laureati in filosofia, professore eccetera, e il professore di diritto qui presente, anche se avevano idee uguali alle loro, non potevano far parte. Il Partito Socialista invece sì. Va bene, nacque da una scissione, è piena di scissioni naturalmente la storia di questo partito e di sconfitte in Italia. La storia il secondo dopoguerra, cioè nel, diciamo dal 45 ad oggi, l'anomalia italiana è costituita dal fatto che esisteva un forte partito comunista e un debole partito socialista, anche se il primo risultato, quello del 2 giugno del 1946, segnava la superiorità del partito socialista, che allora si chiamava PSIUP, più del 20% rispetto al partito comunista, che aveva meno del 18,9 esattamente, contro il 20,6. Delle volte sbaglio i nomi, ma i numeri no, questa è una cosa tipica. Il Partito Comunista diventa primo partito della sinistra italiana grazie all'errore dei socialisti di unirsi nel Fronte Popolare del 48, cosa che provocò prima sul versante del filocomunismo la scissione di Saragat nel gennaio del 1946. L'ultimo, il risultato migliore del Partito Socialista nel dopoguerra, dopo il 20,6%
del 2 giugno del 1946 e il 14,3 del 1987, in piena epoca keynesiana. Vado veloce, quindi, no? Siamo 1987, Alberini, io, Moroni, diventiamo deputati per la prima volta, credo, almeno Alberini, non lo so, Moroni e io sicuramente. 79. E ci troviamo con 92-93 deputati socialisti alla Camera e 50-60 senatori al Senato, un grande partito che pensava a quel punto di poter superare il Partito Comunista nel giro di poco tempo. Ci fu tre anni dopo la clamorosa caduta del muro di Berlino, che provocò la fine del Partito Comunista e l'unità socialista, cioè la ricomposizione in un solo partito della sinistra italiana sugli ideali, grandi ideali del socialismo democratico europeo, pareva cosa storicamente giusta e quindi vicina ad essere completata. Così non fu. E io introduco qua tutta una serie di valutazioni anche su quel periodo che mi ha visto, non dico protagonista, ma comunque particolarmente attivo. La prima fu l'incapacità di Craxi di capire che lo schema tipico della Prima Repubblica se ne andava assieme alla caduta del muro di Berlino e alla fine del PC. E cioè che la fine del PC non era la fine solo del PC, ma provocava, proprio per la particolarità della situazione italiana, un sistema politico anche pesante da mantenere, no? Corposo dal punto di vista delle spese, organizzato come nessun altro sistema politico europeo, era la conseguenza di una contrapposizione che veniva meno, e cioè la contrapposizione tra comunismo e anticomunismo. Ricordate Montanelli quando diceva voto Democrazia Cristiana non perché mi piaccia la DC, ma turandomi il naso perché non posso pensare che in Italia governino i comunisti. Tutto questo veniva meno con la fine del PC, seguita alla caduta del muro di Berlino e alla fine dei sistemi comunisti nell'est europeo. L'URSS crolla 2 anni dopo. L'URSS crolla nel 1991, nell'estate del 1991, quindi nel 91 praticamente non abbiamo più non solo il comunismo, ma neppure l'URSS. Tutto questo dentro un sistema politico come quello italiano, dove esisteva il più grande partito comunista d'Occidente, ha un riflesso evidente, forse anche previsto. Craxi pensava invece che la fine del Partito Comunista fosse solo la fine del PC e non si portasse seco anche la fine del sistema politico italiano. Esplose poi Tangentopoli, che è una conseguenza della chiusura di questo sistema politico, no? Di questo gioco politico, perché Tangentopoli non sarebbe sorta se ci fosse stato ancora il muro di Berlino, chiaro? Ci fosse stata ancora la contrapposizione USA-URSS, Italia paese di frontiera, a metà tra Occidente e Oriente, a metà tra Nord e Sud, in faccia ai paesi arabi e ad Israele, paese dove hanno agito servizi segreti americani, sovietici, israeliani, palestinesi, in una guerra che si è consumata nel territorio italiano, che ha visto vittime italiane. Brescia è piatta della loggia, ricordiamo bene quello che è successo. E stragi ancora impunite adesso, di cui ancora non si capisce la paternità, nonostante cominciare la piazza Fontana, che è stata la prima. In questo paese è evidente che bisognava capire che finiva quell'epoca lì, che non c'era più, quel sistema lì era finito. Questo è l'errore. Tangentopoli avviene a causa di tutto questo. Il primo segnale non è Tangentopoli, è la Lega. La Lega esplode dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine del PC, dopo la crisi del sistema politico, già nel 1989 alle europee, solo nella Brianza, no? Qui abbiamo un esponente della Brianza, che è venuta, mia cara amica, che spesso viene alle mie iniziative politiche assieme a Hilda Redmiller, una compagna di Trento che vive a Milano. E credo che questo della Lega sia stato un segnale che doveva essere colto. Voi a Brescia l'avete sentita subito la presenza della Lega, perché credo quando si votò
mi pare nel 91 alle comunali di Brescia. La Lega ebbe un grande successo elettorale, il Partito Socialista invece ebbe un colpo, scivolò mi pare al 9-10% dal 14-15-16 che aveva. Guardammo tutti alle elezioni di Brescia con preoccupazione noi, perché era un segnale importante che andava colto. Già nel 90 la Lega si era espansa in tutta la Lombardia e era arrivata anche in Emilia, in Toscana, era arrivata in Emilia, in Veneto, in Trentino, in Friuli, in tutto il nord. E dopo, diciamo, per mettere in fila le cose, caduta del muro di Berlino, fine del PC, crisi del sistema politico, successo della Lega, Tangentopoli, a quel punto finisce, diciamo, un'epoca politica, un sistema di partiti, crollano tutti e nasce la nuova Repubblica, cosiddetta Nuova Repubblica mai nata, perché in realtà non è mai nata una Nuova Repubblica, perché la Nuova Repubblica nasce sulla base di una nuova Costituzione. Abbiamo la Costituzione vecchia con una Repubblica nuova. Questa Repubblica produce in realtà un mare di guai, i nuovi partiti sono assai peggio dei vecchi, l'Italia che aveva un ruolo importante nell'Europa e nel mondo diventa un'italietta, l'Italia che durante il governo Craxi aveva saputo dire di no a Reagan su Sigonella e sul bombardamento a Gheddafi in Libia 1986, non concedendo le basi agli americani, diventa un paese senza politica estera. Non parliamo di questi ultimi anni, in cui francamente la politica estera di questo governo non si assomiglia a quella della frazione di Massenzatico di Reggio Emilia, quando si trovavano a Massenzatico, frazione di Reggio Emilia, e facevano il documento Massenzatico contro la NATO, una roba così, no? Ecco, potrebbe essere paragonato a questa, perché parlano di cose che non conoscono e rischiano di fare crisi internazionali. Non so se vogliamo fare la guerra alla Francia, sì, o se vogliamo aprire un'avvertenza con la Merkel, con la Germania, sì, alleati come sembriamo e siamo con la Repubblica Ceca, con la Slovacchia, con l'Ungheria, con la Polonia. Insomma, l'Italia ha conosciuto la peggiore pagina sua politica dall'immediato dopoguerra in questi ultimi anni. Cominciare dal 1994, 92-94, cioè dalla fine della Prima Repubblica e poi fino ai giorni nostri, in cui si è sempre peggiorato. Come il mio amico musicista dice che la musica italiana vera, la musica internazionale vera è finita nei primi anni 60 con i Beatles. Io non sono d'accordo perché appartengo a un'altra generazione, no? Ma indubbiamente certe armonie, certe melodie, così nella politica, la politica bella, quella che ci ha vinto da giovani, quella che ci ha indotto magari a non farci una professione vera nonostante fossimo laureati, ma fare i funzionari in partito, andare al sindacato, fare insomma la vita che abbiamo fatto noi, credo anche Moroni, Alberini, Baruffi, gli altri che ho conosciuto qui a Brescia, in quegli anni, no? Fare questa scelta era una scelta di vita importante, no? Per degli ideali nobili, ma adesso non la farei se fossi un giovane, no? Se un giovane oggi non sceglierei la via della politica, se la politica è questa, tanto non conta più niente la politica rispetto all'economia, alla finanza. Meccanismi che governano il mondo non sono quelli della politica, no? Quindi insomma, questo mi pare evidente. E poi le organizzazioni di partito non rappresentano più delle identità storiche, noi eravamo avvinti dalla storia del PSI, da Turati, ma oggi non c'è un partito storico, sono più i partiti nati recentemente. Il libro si conclude con delle proposte di futuro, quattro, una sulla demografia, una sull'economia, una sulla democrazia e una sull'ambiente, sull'ecologia. Perché una sinistra riformista, moderna, oggi non può evitare di parlare di questi grandi temi. Nessuno parla di demografia, ma voglio dire, ci accorgiamo che quando siamo nati noi il mondo aveva 4 miliardi di abitanti, oggi ne ha 7,5 e nel 2050 ne avrà 10. E di questo aumento l'Europa non ha portato un solo abitante in più, e l'Europa sta decadendo
come numero di abitanti, voglio dire, era un terzo agli inizi del Novecento, è diventato un settimo e rischia di diventare un dodicesimo del mondo. E questa Europa che fa? Anziché di unirsi, visto che conta sempre meno, si divide sempre di più. Che mondo è questo? Non occuparsi di demografia e vedere come affrontare, aggredire il problema. Secondo, l'economia. Oggi viviamo nel mondo globalizzato e finanziarizzato. C'erano due temi che erano sfuggiti completamente al mondo economico dell'Ottocento, primi Novecento. Il marxismo non poteva parlare di globalizzazione, non la conosceva neanche la finanziarizzazione. Forse c'è stato un marxista che ha affrontato il tema della possibile finanziarizzazione dell'economia. Adesso non voglio dilungarmi su questo. Però sono due temi, assieme a quello dell'immigrazione, sono tre. Sono i grandi temi della nostra epoca: la globalizzazione, la finanziarizzazione e l'immigrazione. Cioè, una sinistra che non affronta questi temi è una sinistra che guarda da un'altra parte, non guarda al futuro. La democrazia, attenzione, è a rischio. La Cina è il paradosso dei nostri tempi, cioè è il paradosso dei nostri tempi, perché c'è un partito comunista e il capitalismo più selvaggio. Un partito comunista al potere e il capitalismo più selvaggio nella società. Il liberismo senza regole. Ma la globalizzazione dovrebbe imporre un tema che a tutti sfugge. Ecco perché prima gli italiani non ha senso. Oggi, se prima gli italiani vuol dire occupiamoci solo degli italiani in Italia, non capiamo che il mondo va da un'altra parte. Cioè oggi, se nessuno si occupa della sindacalizzazione dei lavoratori in Cina, non fa gli interessi degli italiani, perché i prodotti cinesi, col costo del lavoro che hanno, costeranno sempre meno nel mercato e quelli italiani non riusciranno a competere con loro e le industrie italiane rischiano di chiudere e i lavoratori italiani essere licenziati. Quindi paradossalmente occuparsi della Cina oggi significa occuparsi degli italiani. Occuparsi dei paesi africani, come si dice, ma facciamo in modo che stiano là, aiutiamoli a casa loro. Sì, ma sarebbe anche ora, no? Di farlo e non di dirlo. Perché poi uno dice non vogliamo gli immigrati qua e aiutiamoli a casa loro. La realtà è che non li vogliamo qua e non li aiutiamo a casa loro. E quindi poi succede che muoiano in mare. Ultimo tema, l'ecologia, non ho bisogno di parlarne. Senza un progetto di economia sostenibile, adesso Trump non riconosce i trattati che erano stati fatti sul clima, sul CO2, però il mondo non può, una sinistra normale oggi che affronti i problemi del mondo non può avere una sensibilità ecologica. Si è inventato il termine ecosocialismo, che è giusto, quantomeno ecoriformismo, cioè un riformismo che abbia al suo cuore l'ecologia. Questi quattro temi io rilancio come elementi di discussione, di approfondimento, se possibile anche con altri interlocutori. Se lui è un comunista più o meno pentito, mi fa piacere, perché lancio questi temi anche al confronto con il nostro interlocutore, che non appartiene alla nostra storia. Io invece mi sento parte integrante della storia della sinistra italiana, che è una storia appunto di divisioni, che si porta dietro errori gravissimi in questi 150 anni e che oggi purtroppo non si ritrova. È un'entità inesistente, è qualcosa che non funziona per gli errori commessi. Intanto una testimonianza degli errori commessi dall'altra parte, almeno per come li ho letti io. Io ho letto il libro e poi sono andato indietro nel tempo quando ero giovane, per testimonianza diretta, per il mio percorso, per aver conosciuto alcuni personaggi. Io vengo da un paesino della provincia di Cosenza, una delle persone che ho frequentato e che ho conosciuto è stato Giacomo Mancini, il quale era entusiasta dei risultati elettorali del Partito Socialista e poi però diceva cose impronunciabili su Bettino Craxi, perché prima l'ho appoggiato al Midas e poi è successo l'ennesima scissione, perché la storia della sinistra italiana, parafrasando Marx, non è storia di lotte di classe, ma è storia di lotte di gruppi dirigenti contrapposti. Talvolta storicamente è stata storia di contrapposizione di idee, talvolta, ma molto più spesso è stata storia di lotte di gruppi dirigenti contrapposti, in ragione non del potere in sé, in ragione anche delle idee. La divisione anarchica e socialista si compie sulle idee, diciamo.
Partito Comunista commette il grande errore nel 1968, quella è la data fondamentale, nell'interpretazione dei fatti e nella mancata reazione ai fatti in Ungheria di 12 anni prima 56. E del 68 in Cecoslovacchia, Cecoslovacchia commette il grande errore di non transitare verso il fronte antisovietico. I dirigenti del PC erano figli del loro tempo. Cioè adesso bisogna dirlo, fa sorridere questa cosa, magari qualcuno se lo ricorda, a parte Giorgio Napolitano, tutti i dirigenti di quella generazione parlavano come lingua straniera fluentemente il russo ed era del tutto sconosciuto, a parte Giorgio Napolitano, la lingua inglese. Anzi, erano malvisti di conoscere la lingua inglese, perché andavano in Unione Sovietica a imparare il russo. Magari oggi veniva comodo per gli scambi, ecco, ma lì ci pensa il trota. Adesso la Russia è diventata un punto di riferimento della destra. Esatto, il mondo è capovolto. La storia, il PC aveva già molto poco a che fare, a parte i finanziamenti, come Mauro Del Bue dice nel volume, aveva molto poco a che fare. Io sono nato nel 64, quando mi avvicino al PC non pensavo certo a Stalin, a Baffone e all'idea della rivoluzione, ma non ci pensavo. Pensavo in un certo senso a un partito che perseguisse l'obiettivo dell'equità, della giustizia sociale, cioè pensavo e mi sembrava che quello che si chiamava ancora Partito Comunista Italiano, ma in realtà era Partito Berlingueriano Italiano ormai, perché poi il partito è morto con Berlinguer, mi sembrava che fosse l'opzione. L'altro errore gravissimo, secondo me, perché per la legge del contrappasso, mentre qualcuno stava cercando di lavorare a, nonostante tutto, alla unificazione della sinistra, non senza difficoltà, altro errore gravissimo, io continuo a dire e a sostenerle, è l'assunzione storica di responsabilità del Partito Comunista Italiano sui fatti del muro di Berlino. Cioè il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista Italiano sono la sinistra che ha scritto la Costituzione Repubblicana, che ha raggiunto anche, talvolta non senza qualche frizione, il compromesso con l'allora Partito Cattolico per approvare una Costituzione praticamente unanime, all'unanimità, ci piaccia o meno, è la Costituzione che ha retto questo Paese nel bene e nel male, teniamocela perché potrebbe esserci di peggio, come ho sempre detto quando Renzi ha promosso il referendum, l'ho sempre sostenuto, perché al peggio non c'è mai fine, anzi sono convinto che possiamo andare anche peggio, possiamo andare anche peggio perché non riesco ad immaginare, quindi non v'era alcuna responsabilità da parte del PC rispetto agli accadimenti. Certo, c'erano i canali di approvvigionamento economico, c'erano alcuni nostalgici, ma il PC era altra cosa già da tempo e avrebbe dovuto sfruttare la caduta del muro di Berlino per rinsavirsi in maniera abbastanza tardiva e costruire una sinistra moderna, riformista, soprattutto libertaria, perché il fascino, io ero un giovinotto, c'era in Italia una sana sinistra extraparlamentare che era totalmente diversa dalle pulsioni terroristiche di quattro pazzi assassini, perché queste cose vanno dette senza se e senza ma. Questa, a sinistra del PC c'era questa continuo sommovimento che poi animava la sinistra, e il PC era chiuso come una parrocchia ortodossa, una chiesa, era chiusa a qualsiasi tipo di contaminazione. I giovani allora trovarono diritto di cittadinanza dal punto di vista intellettuale nel Partito Socialista. Chi difendeva il garantismo vero, quello difficile, nasce nel Partito Socialista negli anni 70, quando tutte le, i giovani, continuo a dire, che si distinguono dal terrorismo rosso, da quelli che hanno compiuto fatti di sangue, ma che i giovani che si contrapponevano dialetticamente al PC, quelli che scendevano in piazza, quelli che facevano le manifestazioni, gli studenti, quella gente lì, trovavano il luogo della riflessione nel partito di Giacomo Mancini, di Claudio Signorile e poi anche di Craxi e di tutta, come dire, il gruppo dirigente del Partito Socialista. Allora si era già consumata la frattura, perché credo che
Ligure giustamente sostiene. L'idea di guardare a un riequilibrio della sinistra governando però nel pentapartito è stata, come dire, col senno del poi, è stato per il Partito Socialista dell'ultimo periodo una scelta suicida, probabilmente. D'altra parte non c'era una circostanza data dalla storia e non poteva essere diversamente. All'oggi, poi nell'oggi recente, si è naturalmente consumata una... Il PD è ampiamente, quindi non è per nulla erede di quella sinistra, non è un partito di sinistra, non è un partito progressista, è un partito liberale, diciamo così, perché la siamo molto modaioli, e soprattutto non guardiamo ai temi, ma non lo guardiamo per due ragioni. Secondo me la politica di oggi è sempre più presa dagli strumenti digitali e dall'immediatezza di sparare a chi spara le castronerie più grosse, possibilmente su Twitter, piuttosto su Facebook, che pure fuori modo, i giovani di oggi usano Instagram, diciamo così, e nessuno torna a leggere un libro, nessuno torna a riflettere, non esistono gruppi dirigenti in grado di elaborare idee. Non è semplice. È un percorso lento, probabilmente non del tutto di misura rispetto agli accadimenti, a ciò che accade, perché succede qualunque cosa e la prima cosa è che bisogna rilanciare su un giornale la propria opinione sparando la più grossa dell'avversario, perché in questo modo raccogli tanti like e tanto così. Io che sono un digitale risorgimentale, sono rimasto un po' antico, non riesco neanche a seguire i giovani che fanno queste cose, i miei studenti che mi mandano, dice: come mai lei non ha un sito? E dico: perché non ho un sito? No, ma dice: no, ma lei ha una pagina Facebook che non ha mai aggiornato. Perché vi dico sinceramente che cosa penso, mi annoio, cioè non riesco a trovare la cosa avvincente per me, preferisco un buon libro. E qui torno, le grandi riflessioni, parliamo di merito, il metodo, poi io sarò antico, ci saranno quelli che sono moderni, ci saranno quelli che sono più bravi, sulle grandi tematiche di questo paese e di questo pianeta, dov'è la riflessione filosofica, sociologica, giuridica, politica, se volete, nel senso più nobile? Cioè dov'è l'intelligenza di sinistra che si perde dietro? Cioè dov'è la riflessione che poi si trasforma in agire politico, si trasforma in programma politico, si trasforma in progetto rispetto al quale chiede il consenso? Io sono abituato così, perché altrimenti dobbiamo rifarci al capo. E questa cosa, viva Dio, l'abbiamo già vissuta in questo paese. C'è il capo, com'è la logica? Io ti voto, qui un po' di deformazione professionale, ti voto, ti do un mandato pieno, non controllo, non verifico, non raddrizzo, non protesto, fra 4 anni ti tolgo il consenso e quindi nei 4 anni tu puoi fare danni irreparabili, posso non condividere, perché non c'è una base politica. A me sembra di parlare di cose del secolo scorso, ci me ne rendo conto. Quando con Lorenzo ci confrontiamo molto spesso, adesso ne dico una, l'altro giorno ho letto una cosa, un bravo giornalista del giornale di Brescia, probabilmente collaboratore a 10 euro all'articolo, chiediamoci che cosa succede. L'altro giorno un signore 5 Stelle mi ha detto: professore, ma le sembra possibile che il contratto collettivo nazionale dei giornalisti prevede che il caporedattore sia parificato al presidente della Corte d'Appello come stipendio, con una vergogna? Dico: certo che è una vergogna, poi possiamo discutere, peccato però che quel contratto non lo applicano più a nessuno, perché si pagano
abbiamo costruito centinaia, migliaia di laureati in scienze della comunicazione che prendono 8 euro ad articolo, lordo. 8 euro ad articolo. Cioè in questo paese, non lo devo dire, lo dico a me stesso, in questo paese facciamo studiare la gente a pagamento per farla laureare gratis e non ci rendiamo conto del problema. Chiudo. La domanda è, facendo tesoro del passato e provando anche a sottolineare le contrapposizioni che in questa sinistra ci sono state, adesso c'è stato un momento in cui la sinistra, c'è stato un luogo, mi veniva in mente prima, così molto estemporaneo, c'è stato un luogo in cui la sinistra è riuscita a stare insieme, ed è solo che il sindacato, per quanto il sindacato ha avuto cisle guide, ma la CGL, che adesso è una grande organizzazione di pensionati, questo aveva anche detto, perché è una maggioranza... Non è andata molto. No. Lo so. Però è meglio di tanti altri posti della sinistra. E il tentativo dell'altra sera, dell'altro giorno, la CGL l'avete seguito su tutti i giornali, è spaccata esattamente a metà come una mela, e l'altra sera, non so quanto dura, però l'altra sera hanno trovato un accordo, ragionevole e irragionevole. Una metà della mela è segretario, l'altra metà è vice segretario, come voleva la tradizione quando la CGL aveva le due componenti. Il tentativo qual è? Il tentativo è di tenere insieme, finché è possibile, poi in questa società della comunicazione non lo so che cosa succede, perché in questa società uno dice una cosa e l'altro dice una cosa. Ma allora la domanda è, Mauro, provando a, come dire, storicizzare quelle che sono state divisioni anche proprio sul piano personale difficile, adesso però quelle persone non ci sono più, perché anche questo va detto. Io ho il ricordo di gioventù, sono un vecchio romantico, il ricordo di gioventù del congresso del Partito Socialista in cui Craxi, forse che poi poteva risparmiarsela, non ho fischiato all'ingresso di Berlinguer semplicemente perché non so fischiare. 1984, come dire, col senno del poi, a sapere come è finita l'Italia, e rispetto al personaggio se la poteva risparmiare, diciamo così. Quindi ci sono state contro quelle persone, non ci sono più, sono consegnate alla storia della sinistra. Sono contrapposizioni che non ha più senso, perché adesso, come tu dici giustamente, bisogna tenere in piedi il paese, bisogna tenere in piedi proprio questo paese prima ancora che la sinistra. L'unico modo per farlo è analisi, riflessione, e poi dal punto di vista del soggetto politico che facciamo? Questa è la domanda. Ne avevo bisogno, perché altrimenti... Allora, qui abbiamo a che fare con un partito che è PD, no? Che mi sembra insufficiente quantomeno, no? Per poter dare questa risposta. Tu hai definito, l'hai definito un partito liberale, io non so, io sono un socialista liberale, quindi non mi dispiace che il PD sia anche un partito liberale. Sono liberale. Se sono liberale, allora è un'altra cosa, non appartiene più, diciamo, all'alveo tradizionale quantomeno della sinistra, che non è solo liberale, ma quantomeno liberale a sfondo sociale, ecco, il liberalismo ha un senso solo se poi affronta anche la questione sociale, se non altre cose. L'idea che salta fuori oggi, se possiamo facciamo prima battuta, certo, in questo momento così evitiamo di annoiare, l'idea che salta fuori a questo punto di fare un nuovo partito che non sia il PD della sinistra, partendo dalle elezioni europee, e cioè mettendo insieme un arco di forze ampio che si contrapponga al cosiddetto fronte sovranista, io personalmente la condivido. Mi sembra una risposta giusta. È una risposta insufficiente, sì, è una risposta che non significa creare di fatto un altro partito ma solo un'alleanza, sì. È una risposta soprattutto, io ho fatto un articolo su Avanti che ho intitolato a proposito di Calenda, alle calende, no? Punto interrogativo, perché in effetti non si capisce se questa proposta abbia poi un margine di realizzabilità. Anche perché quando si fanno queste proposte, Calenda è un po' inesperto di politica, dovrebbe spiegare anche a lui che bisogna andare nel merito delle questioni concrete,
cioè le elezioni europee si fanno con le preferenze e con lo sbarramento al 4%, e se la lista della Bonino pensa di prendere più del 4%, e non è impossibile, anche se è difficile, non farà mai l'alleanza in un grande listone dove non eleggerà nessuno. E quindi bisogna vedere anche queste cose. Però io penso che sia una buona idea. Allora, anch'io sono molto intrigato dall'idea di un nuovo soggetto politico. Sono preoccupato dal fatto che in questa fase noi dobbiamo fare un soggetto politico contro qualcuno, mentre non riusciamo al nostro interno a chiarirci fino in fondo quello che è il progetto politico che intendiamo perseguire. Perché all'interno del PD, io lo uso a modo di battuta, quando il 15 d'agosto è venuto giù il Ponte Morandi e ci sono state le proteste, la prima cosa che ho avuto modo di notare è stata la dichiarazione avventata, sbagliata o che cosa, di chi ha detto bisogna assolutamente togliere la concessione alle autostrade per l'Italia, e l'altro che ha detto attenzione che fai crollare la borsa. Allora, per me che sono di sinistra, il problema se la borsa cala, cede, è un problema che è un po' più distante rispetto alla tragedia che è accaduta, alla ricerca di verità e soprattutto alla necessità di capire cosa diavolo è successo in questo paese quando siamo stati costretti a un tortocollo a fare una legge sulle concessioni che ha sostanzialmente favorito. Questo dipende dal fatto che l'area di opposizione al governo si è allargata, cioè più tu colmi un piccolo spazio, che in questo momento è quello della destra sovranista e del populismo più ottuso, certo, e più si allarga naturalmente l'area dell'opposizione, quindi adesso all'opposizione ci stanno, diciamo culturalmente, dai liberali di buon senso agli ex comunisti, anzi per la verità c'è un'area di opposizione che è molto rigida nel mondo liberale, democratico, un po' meno rigida sul versante estremo. Leggevo un bel articolo di Pierluigi Battista oggi su Corriere della Sera a proposito di questa deriva madurista della CGIL e di parte della sinistra estrema italiana. C'è un punto in cui sinistra e destra, i liberali, si mettono insieme, e quando il, tra virgolette, fascista Alemanno propone una mostra sui meravigliosi anni di Chavez, e il Manifesto, giornale comunista, per la prima volta parla bene di Alemanno. Ecco, c'è una destra e una sinistra illiberali contro i quali io personalmente ho sempre combattuto, non ho mai avuto nessun timore a combattere contro una sinistra illiberale, anche durante gli anni di Tangentopoli, quando la sinistra era diventata giustizialista e dipietrista. E poi c'è un'area molto ampia che appartiene a ispirazioni diverse, che sta, diciamo, contro questo, no? questa deriva populista e sovranista che in questo momento ci governa. Quindi da questo punto di vista l'interrogativo è: facciamo allora un partito piccolo e ideologicamente attrezzato, o facciamo proprio per questo una formazione ampia che comprenda tutti? Io in questo momento ritengo che sia più utile fare una formazione, un'alleanza ampia che comprenda tutti, piuttosto che una piccola frontiera, una piccola trincea che serve magari per lavare la purezza ideologica di qualcuno, ma non serve al paese. Fatemi entrare alla gamba tesa in questo minuetto. Ci vuole farci litigare, capito? No, questo, ma è no, modo, questo è il voto molto legato. Non litigo allora, più nessuno, guarda. Scusate, perché è verissimo. Stiamo ragionando della tattica a breve termine di quello che succederà auspicabilmente per le elezioni del 26 di maggio con un raggruppamento. Va tutto benissimo, ma è chiaro che è tattica, che ha un senso soltanto se si ha anche un minimo di proiezione strategica. Allora, intanto io credo ci si debba fare la domanda elementare di quale sia la missione della sinistra oggi, perché la missione della sinistra del 1892 era quella di prendere le cannonate di Baba Beccaris per difendere i diseredati, quelli che erano gli ultimi, gli sfruttati, quelli che lavoravano 10 ore al giorno, 6 giorni alla settimana per una paga da fame. Oggi
terzo millennio, a Davos 3 giorni fa, l'Oxfam ci ha spiegato che l'1% della popolazione mondiale detiene il 50% della ricchezza mondiale. È una condizione perfino peggiorativa di quella dei cannoni di Baba Beccari. Non sarà mica questa la missione della sinistra? Il tema vero, io cerco di sintetizzarlo in una parola. La sinistra deve scoprire il mondo. Cioè, il problema vero è che noi siamo cittadini del mondo e non possiamo che essere cittadini del mondo in un mondo globale. Occupandoci solo di noi, non facciamo i nostri interessi. Guardate che questa è una contraddizione, ma è così. Cioè, noi, una sinistra che si occupa solo dell'Italia, oppure se riscopre certi miti del passato, la lotta di classe, queste robe qua, non fa gli interessi italiani. Noi siamo cittadini del mondo globalizzato, allora abbiamo dei grandi temi davanti. Io non voglio ripetere, ne ho citati 4, mi sembrano i temi fondamentali, no? Noi non possiamo risolvere il problema della immigrazione se non cambiano gli equilibri economici del mondo, perché chi sta male inevitabilmente va verso chi sta bene, poi quando arriva dove stanno bene stanno peggio loro e stiamo peggio noi, ma quello è un altro discorso, ma è naturale che questo avvenga. Occuparci del riequilibrio del mondo significa evitare che l'immigrazione acquisisca dei fenomeni sempre più di massa, e l'immigrazione è un fenomeno epocale che non finisce perché Salvini alza la voce o lascia in mare 150 migranti, non finisce. Finiscono purtroppo i migranti. Se finiscono in mare i migranti o se finiscono nei campi di concentramento libici, non è che non sia un problema nostro, eh? A me hanno insegnato, ce lo so, quando abbiamo cominciato a fare politica noi, tu forse avevi qualche anno in meno, anche se poi tutto sommato sembriamo coetanei, diciamo, però che qualche anno in meno. Nel senso che tu sei più giovane o che io sembro più giovane? No, perché io sembro più giovane. Ah. E diciamo, un po' di narcisismo ci vuole, ma comunque vabbè. Noi ci dividevamo su che cosa? Sul Vietnam, sulla Cambogia, sulla Cecoslovacchia, prima di noi sull'Ungheria. Io ho 5 anni, 56, mi ricordo vagamente che mio padre, avevamo la televisione appena comprata, nel 56, e mi faceva vedere le trasmissioni del telegiornale, della prime telegiornali della RAI, con i carri armati che andavano. E mi trovavo improvvisamente la casa inondata di carri armati che andavano per le vie di Budapest. Però ci dividiamo su questi grandi temi, no? Oggi ci si divide su cosa? Non che non siano cose importanti, per l'amor di Dio, su singole questioni concrete, dalle pensioni al fisco, alla sanità, eccetera. Non sui grandi temi. Cioè, non ci si divide più sul mondo, ci si divide solo su di noi. Questo è il punto. La sinistra è la sinistra del mondo, deve aprire un grande progetto che riguarda il mondo. L'aveva capito Dante Alighieri quando nel 1300 scrisse il De Monarchia, che era una soluzione per un governo mondiale del pianeta, e non avevano ancora scoperto l'America, siamo nel 1300, nei primi del 1300. Possibile che oggi una sinistra moderna non comprenda che il grande tema è il mondo? E che dai temi del mondo dipendono i problemi dell'Italia. Allora, io ho l'impressione, e lo dico, ecco, parlo per me. La riflessione è questa: vorrei una sinistra che si occupasse del mondo e non solo dirigenti dell'Italia, perché partendo dal mondo si occupa anche di noi. Allora, io lo dico per me, parlo per me. Ho l'impressione che non abbiamo più quei gruppi dirigenti in grado di parlare, di analizzare il mondo. Perché per mille ragioni ci siamo chiusi nel nostro piccolo recinto e siamo lì a rivendicare posizioni. Ma questo è una decadenza della politica che avviene in tutto il mondo e non solo in Italia. Cioè, è la politica che non ha più il potere che aveva 50 anni fa. Allora, talvolta mi capita di parlare agli studenti di questioni di attualità. Perché i giovani, tu sei il professore, perché i giovani, quando io facevo l'università, l'80% dei giovani si occupavano di politica, no? Tu adesso sei professore universitario.
Che percentuale c'è di giovani che si occupa di politica della pubblica? Fra il 2 e il 3% neanche. Vedi, la politica è una cosa sporca, i genitori hanno allontanato i figli dalla politica perché la politica era una cosa che divideva, creava violenze, li hanno avvicinati negli stadi, diciamo così, sono diventati tolleranti. Dopodiché. Però vedi, non c'è solo. Scusa, tanto sì, figurati, scusa, non voglio essere maleducato. Ma no, il punto, secondo me, non è solo il fatto che i giovani non vogliono fare politica, i genitori dicono che la politica è sporca, eccetera. Secondo me c'è qualcosa di più. C'è una proiezione della politica oggi, che è una roba inaccettabile. Cioè, cos'è la politica oggi? Chi sono gli esponenti che fanno politica? Chi sono i partiti oggi? Uno che vuole iscriversi a un partito, cosa fa dentro quel partito? Non parlo del nostro perché poi siamo quelli che siamo, ma uno che si iscrive al PD, dove va? Quando viene convocato? Che poteri ha per decidere? Fanno le primarie, addirittura nel PD, la cosa strana, e si facevano le primarie aperte ai non iscritti, in cui con 2 euro tu decidevi di votare, potevi votare il segretario del partito. Gli iscritti che pagavano 30 o 40 euro all'anno avevano gli stessi diritti di quelli che ne pagavano 2 e che arrivavano all'ultimo momento. Quindi la vita politica dei partiti non c'è più, no? Non essendoci più la vita politica dei partiti, come fa uno a fare politica oggi? Cioè, se io fossi un giovane ti direi, tu sei professore di scuola, mi spieghi per favore un giovane come fa a diventare un politico? Non esistono i luoghi della politica, esistono soltanto le campagne pubblicitarie, abbiamo preso da altre esperienze il peggio e abbiamo buttato il bambino con tutta l'acqua, ma anche sugli argomenti, allora io faccio fatica. Io ho detto, ancora, Reggio Emilia si fanno le elezioni comunali, no? Leggevo l'altro giorno sul giornale locale, il candidato del centrodestra, che è un candidato della Lega, è un fotografo, che la prima dichiarazione che fa è: io non sono un politico, cavolo. Sarebbe come uno che cava un dente che dice non sono un dentista, o uno che fa un'operazione al cuore, io non sono un cardiochirurgo, no? Uno che fa, che insegna algebra, io non sono un matematico. Però si può dire, per uno che fa politica, io non sono un politico, anzi, dirlo significa acquisire merito, simpatia merito, certo. Si è, questo è il più grave dei difetti di Renzi, quello di avere proclamato attraverso la rottamazione quello che il mio amico Guintini chiama la lotta di classe tra le classi generazionali, no? Cioè il fatto di dire l'esperienza è un vizio, l'inesperienza è una virtù, che è il contrario della logica. Cioè se io vado da un medico voglio che sia esperto, se io vado da un professore voglio che sia in grado di insegnare i miei figli bene nelle sue materie. Se vado, non so, da un sarto, voglio che sia un sarto che ha già confezionato molti vestiti. Invece politica era diventato di moda il contrario. Io faccio ministri delle persone che non hanno mai fatto politica prima. Ma come? Infatti si è visto come l'hanno fatto i ministri, no? No, ma su questa cosa, guarda, due questioni. La prima, parlavo con un gruppo di studenti che sono venuti a trovarmi, sono uno di quelli che siccome l'università ci passa tutti i giorni, diversamente dai miei colleghi, ci passa intere giornate con libri a studiare, sono venuto un gruppo di studenti e dice, professore, ci dice che cosa pensa della proposta di legge sulla legittima difesa. E io mi sono dico, adesso vi spiego, ma è un orrore. Ho detto, è un orrore, è una delle cose... ma professore, io ho diritto di difendere la mia proprietà con ogni mezzo se qualcuno arriva. Ho cercato di 3 ore, ho cercato di spiegare storicamente, pur capendo che naturalmente mi rendo conto che se uno gli arriva il ladro in casa, non è che è lì che sorride e dice prego accomodati, questa è una cosa che non esiste, ma ho cercato di spiegargli che non si può normare un argomento nei termini come si sta facendo e spiegare che le società violente come quelle statunitensi sono quelle che poi la liberalizzazione delle armi e insomma tutte le problematiche. Non ci sono riuscito perché c'è un altro dei problemi, adesso non è che lo dico per comodità personale, uno dei problemi che questa società contemporanea ci ha riconsegnata è lo schiacciamento delle opinioni. Io non credo che ci siano persone, cioè il principio di uguaglianza per fortuna
è una conquista ormai antica, non so quanto reale, ma non credo che si debba proprio immaginare che uno studente di primo anno entri in aula e dica, con giustificato motivo, negli anni 60 lo diceva, ma erano altre ragioni, lei professore non ha capito niente, le dico io com'è il problema. Questo è quello che accade. E accade nelle scuole superiori, accade talvolta in università, perché c'è uno schiacciamento, perché le opinioni in questa società, uno vale uno. E quindi chi la spara più per altro, chi la spara più grossa per ignoranza? Il senso, l'ignoranza per la storia. Ci si forma un'opinione sulla base di ciò che si è studiato, ciò che si conosce, ciò che è stato fatto. Non esiste il passato. Si vive nel presente e ovviamente si ha la miopia del futuro. Questi sono i temi della sinistra. Allora Lorenzo dice, ma nel frattempo che cosa facciamo? Nel frattempo guardiamo a questo mondo, non a quest'Italia. Cerchiamo di capire le disuguaglianze, il problema del sud e del nord del mondo, come è stato posto. Cioè noi adesso, a me viene in mente Ferrini che dice che, cioè, il mitico Ferrini che dice che bisognava costruire un muro con Renzo Arbore che andasse da Rimini a cose per evitare che quelli là venissero su. Allora noi stiamo combattendo l'immigrazione. La politica oggi è diventata quella lì. La politica, che le battute da bar che si sentivano anche da me, no? Da noi dicevano costruiamo il muro da Firenze in giù, magari da voi da Mantova in giù, oppure quelli da Red Mill Trentina, da Verona in giù. Ci aiuta Umberto Eco dicendo che i social hanno dato diritto di parola a branche di imbecilli che prima il bicchiere stavano al bar e sparavano le cazzate. Cioè, quello che prima era battuta da bar è diventato dibattito politico. E come diceva Umberto Eco, i social network hanno dato diritto di parola a branche di imbecilli. Perché i social network sono il contrario della riflessione, nel senso che è tutto giocato sul bipolarismo, mi piace o non mi piace, no? Certo. Tu hai la possibilità di intervenire per dare addosso o dire che sei d'accordo, non chiaramente dare addosso, sono le offese. Non c'è mai la possibilità di dire mi piace poco, mi piace abbastanza, sì, ma mi piace e non mi piace. Mi piace la prima parte e non mi piace la seconda. No, è mi piace o non mi piace. Cioè è il bipolarismo manicheo, no? La scuola manichea. Ma perché manca filosofia. Un luogo della riflessione, le sezioni di partito. Quindi la riduzione tutto a sì e no. Erano questo. Che poi la riduzione tutta a sì e no è la riduzione a cui ci vogliono portare i 5 Stelle attraverso la proposta di referendum propositivo senza quorum, che potrebbe determinare la soppressione dell'attività parlamentare, certo, e cioè della democrazia rappresentativa, in funzione di una democrazia falsamente di massa ma oligarchica, in cui pochi capi decidono se tu devi dire di sì o devi dire di no, e non importa in quanti votano, basta una minoranza che ti impone una soluzione politica, e quindi a quello punto c'è il crollo della democrazia come noi l'abbiamo conosciuta. Del dibattito politico, che sono considerati politici perditempo, disonesti. C'è l'eredità che abbiamo nella politica di oggi, che sono perditempo, chi fa politica è un perditempo, è un disonesto, è un confuso, è un falso, c'è gli epiteti, c'è una lista di... Poi c'è naturalmente, vorrei andare verso le conclusioni su un punto almeno, che riguarda proprio il mio libro. Lo sentiamo prima, Ilda. Io volevo chiedervi una cosa, essendo anch'io da 50 anni in questo partito in politica, io ho registrato che uno degli errori che abbiamo fatto noi, perché la capacità è quella di fare prima l'analisi sulle stesse, è stato proprio quello di aver distrutto la scuola. Quando abbiamo incominciato con i decreti delegati che avevano un senso ma non sono stati usufruiti in un altro modo, quando abbiamo abbassato il livello culturale, intellettuale, di preparazione della gente, noi abbiamo preparato questo gruppo dirigente. E adesso il 5 Stelle finisce per distruggere tutto, perché se ti leva l'esame di storia siamo a zero. Non pensate che uno dei problemi... E nello stesso tempo possiamo chiudere le scuole di partito. Posso essere più tranchant, però poi ti lascio la parola. Posso essere più tranchant. Io temo che il problema sia ancora più grave, molto più grave di quello che noi immaginiamo. Noi abbiamo costruito una società, qui non è che bisogna scomodare Weber, però forse viene comodo, abbiamo costruito una società in cui ha un approccio normativo ai rapporti, abbiamo sostituito un approccio affettivo,
Il male non è la scuola, la storia, l'educazione civica e tutto cosa. Il male è che sempre di più un ragazzo torna a casa e dice: ma la maestra mi ha dato dell'imbecille, e il giorno dopo in alcune zone d'Italia il papà va e la manda all'ospedale, oppure va con i carabinieri. Io mi sto riferendo a 30 anni fa. Certo, cioè, voglio dire, il problema è che la società, partiamo da questo, che non è una chiacchiera da bar, partiamo da questa cosa. In questa società i genitori si sentono legittimati con, appunto, che questo significa che io vengo dal sud. Al sud mi ricordo quando io ero docente all'Università della Calabria, che è stato un esperimento purtroppo fallito ormai, perché è tutto integrato al contesto calabrese, c'era qualche genitore che diceva: tu non ti preoccupare a papà, prenditi un pezzo di carta che poi ci pensa papà. Questa era la società meritocratica di cui parlano tanti 5 Stelle. Cioè abbiamo costruito un modello... Cioè, adesso... temi di carattere internazionale, temi di carattere mondiale, poi analisi sui problemi tipici della nostra società. Siamo chiusi, noi siamo molto più chiusi, siamo molto peggiorati rispetto agli anni 60, in termini di consapevolezza, in termini di apertura mentale. Cioè, allora si potevano fare le battaglie persino sbagliate, ideologiche sul Vietnam, però si facevano le battaglie. No, non c'è dubbio. Ma a scuola io ho fatto liceo classico a Reggio Emilia, naturalmente, ma l'università l'ho fatta a Bologna, e ora non c'è veramente, adesso ce n'è un po'. E ricordo che si discuteva con l'insegnante di greco, no? Che era una, poi diventò parlamentare indipendente di Sinistra FC anni dopo, ma si discuteva quando parlava della democrazia greca. Come fai a fare greco senza discutere della democrazia, che è il principale prodotto di quella civiltà? No? Certo. E si apriva una discussione su questo, e noi eravamo lì a chiedere, noi eravamo lì a pretendere di capire. No, quando si contestava, si diceva, si contestava il nozionismo, no? Era un errore, perché il nozionismo è importante, conoscere le nozioni è importante anche per fare dei ragionamenti. Se non conosci le nozioni, fai più fatica a fare. Se non sai che il 2 giugno del 1946 si è votato per la Costituente, l'Italia ha scelto la Repubblica, poi fai più fatica a capire l'Italia, no? Certo. Però noi contestavamo il nozionismo, perché allora la scuola era solo nozionistica, non ti dà la possibilità di ragionare. Quando io ero agli elementari, studiavamo la storia romana, no? Poi è andato un momento, l'anno dopo, cominciavamo col comune. E allora mi dicevo: ma scusa, io non posso. L'hanno aboliti, sono stati espulsi dalla città, l'hanno ammazzati tutti. Ma perché? Ma non avevo il coraggio di chiederlo al maestro, no? Però mi sembrava giusto capire perché finiva la storia di Roma e cominciava un'altra storia, no? Cos'era successo? Un po' su un bambino precoce, ma mi sembrava una roba normale. La scuola non mi dava questa possibilità. La nostra generazione, fra i tanti errori che ha compiuto col 68 e anni dopo, aveva questa ambizione, quella di capire. Di chiedersi, di porsi domande, questa ambizione non c'è più. Oggi non c'è più, purtroppo. Allora la scuola mi ha combinato dei danni, ma anche sull'università, non bisogna scherzare, perché allora io continuo a dire che in questo paese, e lo dico come punto di partenza, non come torno, in questo paese abbiamo aumentato in maniera enorme la scolarizzazione media. E però alla scolarizzazione media è corrisposto, in maniera inversamente proporzionale, un senso dell'acculturamento, nel senso che abbiamo molte più persone, mai a sufficienza, in possesso di un titolo di studio, ma per ciò che riguarda la capacità culturale, cioè la capacità di comprendere le problematiche. Ma è questo il punto. Io infatti cito, mi autocito, nel libro c'è un paragrafo di un capitolo in cui parlo della società della conoscenza, no? Noi oggi viviamo in un mondo che ha molte regole da capire. Per capire il mondo bisogna capire molte regole solide nel mondo, se no non riusciamo a capire il mondo, no? E purtroppo è dilagante l'ignoranza. Quindi la contraddizione del nostro tempo è che mentre il mondo si è complicato e sempre di più implica la nostra capacità di studiare, di riflettere, di approfondire, di conoscere, si è dilagata un'area impensabile di ignoranza, capisci? E questo, poi paradossalmente in politica è ancora più vero. Dobbiamo bilanciarla però.
è ancora più vero in politica, no? Perché basta guardare la televisione, sentire alcuni ministri di questo governo per capire come avrebbero bisogno di studiare un po' di più, almeno, imparare l'italiano, cercare di saper fare un discorso, di rispondere a una domanda, ad esempio. La cosa principale in politica è saper rispondere a una domanda con efficacia. Ma se tu hai una domanda rispondi con un'altra domanda, non dai questo senso. La prima sintesi di queste due ore in chiacchierata istintivamente sarebbe quella di dire: bene, allora non c'è speranza. No, io ho fatto l'ultimo capitolo, ho lanciato delle idee per il futuro. Però in realtà non è così, qualche speranza c'è. La speranza riposa sulla capacità di impegnarsi. Quando cantavamo con Gaber libertà e partecipazione, la realtà è che veramente libertà e partecipazione. Se non c'è partecipazione, la libertà si perde. Questa sera siamo tanti grazie alle telefonate, alle rotture di balle, alla chiamata. Pensa, pensavo di essere io che ho portato gente. Cazzo vuoi fare? No, veramente. Però libertà è partecipazione. Senza libertà, senza partecipazione, non c'è libertà. Quindi io qualche giorno fa, dicendo due parole a un'assemblea dei radicali, ho detto: sono venuto qui sperando di trovare orecchie capaci di ascoltarmi, ma anche bocche capaci di ripetere quello che diciamo. Perché il primo passo della partecipazione è trasmettere ad altri quei ragionamenti che magari abbiamo fatto stasera e che in una certa misura ognuno di noi ha recepito. E parlando con quello con cui bevi il caffè alla mattina piuttosto che con quello con cui fai il viaggio in autobus per andare al lavoro, magari lo provo che qualcuno non ti risponde, ma qualcuno sì. Occorre ricominciare a coinvolgere le persone. C'è un'esigenza paradossale che questo, è il mondo dei paradossi, perché nel momento in cui la gente è coinvolta attraverso i social, si conoscono migliaia di persone, si scambiano messaggi attraverso internet, eccetera, eccetera, c'è un nuovo bisogno di contatto personale. Certo, perché quella è informazione senza azione, esatto. Mentre l'informazione personale è informazione che in una qualche misura può implicare l'azione, può coinvolgere. È chiaro che se sei... No, è la conoscenza diretta, cioè la corporeità dell'interlocutore che non c'è. Sui social. I social parli con della gente che non sai se è alta, bassa, bionda, mora, agli occhi azzurri, verdi, invece hai bisogno di questa fisicità proprio del contatto umano, di conoscere anche il corpo della persona che sta con te, perché noi siamo fatti di corpo e qualcuno pensa anche di siamo fatti anche di contrapposizione, di dialettica, di litigi, di qualunque cosa che ti consente. A me viene in mente sempre Moretti, D'Alema di qualcosa di sinistra, D'Alema di qualcosa, ma parlava con la TV, con lo schermo della TV. La gente continua ad arrabbiarsi di fronte alle castronerie di un politico in televisione e non capisce che parlare alla TV risolve gran poco, perché non ha consapevolezza del proprio ruolo. Ho incontrato il sindaco di Reggio Emilia in treno, no? Tu preoccupato per le elezioni, perché in Emilia ormai è stata una catastrofe, la Lega è andata ai belli, eccetera. Ho detto: guarda, tu devi fare una campagna elettorale mirata, passando per la città, incontrando la gente, quello che non hai mai fatto, perché la vita non l'ha mai fatto, e rischia di perdere le elezioni per questo. Perché non basta fare le cose buone, lui ha fatto tante buone cose, secondo me, per la città, eccetera, ma non ha un rapporto fisico con l'elettorato. E oggi ci vuole. Una volta ce l'avevamo perché aveva il problema delle preferenze, no? Di essere eletti, con le circoscrizioni. Io andavo in giro, facevo 7 cene per sera e poi mangiavo un toast perché non avevo mangiato mai nessuno delle 7 cene. Però avevamo questa idea di dare la mano, di stringere, cioè di avere questo contatto con la persona diretta. Non c'è più stato. Non c'è più stato. In questi anni, alla domenica andavamo a Messa, andando a piedi per il centro. No, ma non c'è più stato in questi anni, perché è venuta fuori una generazione di burocrati. A me sta no. No, quelli che andavano. Comunisti andavano certo. Allora, che un'eccezione su questa Brescia, cosa no? Va detta fin l'eccezione è stata Brescia, dove mentre tutta Italia andava a destra, confermato. Cosa è strana, la battuta di Togliatti. Perché Brescia politicamente non è mai stata di centro-sinistra. No. Quando eppure... Togliatti disse che Nenni non avrebbe votato l'articolo 7 della Costituzione, Togliatti al suo interlocutore disse: ricordati che il Partito Comunista Italiano è il secondo partito cattolico del paese ed aspira a diventare il primo.
E questa era la ragione per cui Togliatti si è fatto andare per il concordato. Noi ispirazione quella lì non l'abbiamo mai avuta. Bene, io grazie. Credo che adesso ci tocchi qualche cosa da bere e perfino qualche cosa da mangiare. E la Valoria. Noi abbiamo organizzato le cose per bene.